Eccoci qui di nuovo nel Parco dei Desideri, dopo aver affrontato e reclutato il trio Kami e aver distrutto la sfera nera grazie alla potenza del vento, della terra e del fulmine, possiamo dirigerci al Palazzo dei Desideri per affrontare altri leggendari, questa volta non un trio, ma un duo. E se il trio Kami è stato facile da radunare, beh, questa volta purtroppo ci sarà un bel po' da dannarsi. Quindi andiamo al palazzo a vedere cosa ci attende. Luce! Ok, eccoci nel palazzo, andiamo. Saliamo questa enorme scalinata. Dice Gotitel, come al solito, che aspetta il ritorno del suo amato e confidenziale Darkrai. Salendo queste scale e recandoci qui, dove c'è questo piccolo uscio con le due fiamme, andando qui, vuoi andare a incontrare Zekrom? Purtroppo sì. Adesso ci sarà un'animazione fantastica con l'incisione di Zekrom sul muro. Entreremo in questo varco e tra poco ci troveremo al suo cospetto, purtroppo per dannarci e sclerare, dato che Zekrom e Reshiram sono molto difficili da affrontare, parola mia. Benvenuti. Innanzitutto devo ringraziarvi. Avete scongiurato la minaccia del vortice oscuro e salvato il Pokepark. Detto ciò, so che ora state cercando Darkrai. Malgrado non l'abbia fatta apposta, ha turbato l'ordine del mondo. E per poco non ne ha provocato la totale distruzione. Le sue azioni sono state la causa del suo destino, e per questo ha pagato. Se nonostante tutto siete ancora intenzionati a salvarlo, dovrete prima dimostrarmi la vostra risolutezza. Avete il coraggio di affrontarmi in una lotta? Bene dunque, fatevi avanti. Ok, calma e sangue freddo, dobbiamo sconfiggere Zekrom. È abbastanza più difficile di Reshiram, o forse Reshiram più difficile di Zekrom, non mi ricordo. Allora, Zekrom dovete andarci di pazienza, purtroppo. Lui vi lancerà questi fulmini che colpiranno praticamente il pavimento, quindi dovete saltare o schivarli correndo. Vi consiglio di fare così e di colpirlo da lontano. So che praticamente non gli toglierete nulla ed è più consigliabile utilizzare Tepig, però io uso Pikachu perché ce l'ho più allenato di Tepig, anche se comunque ho allenato anche gli altri Pokémon. Quindi niente, andremo abbastanza lentamente perché altrimenti ci farà il sederino se lo attacchiamo in maniera frontale. Basta vedere un suo attacco già quanto ci ha levato. Abbiamo tra l'altro 400 secondi, quindi dobbiamo sfruttarli abbastanza bene. Io spero che non mi colpisca perché 2-3 attacchi e siamo andati. Ho visto molta gente nei let's play di Pokepark 2, anche americani o stranieri in generale, comunque, perché in Italia siamo in pochi ad averla fatta e completata. Se non sbaglio siamo in... con me siamo in 3, mi sembra. Non mi ricordo. Hanno sclerato tutti contro Reshiram e Zekrom. No, Pikachu, cosa fai? Cosa fai? Non sprechiamo tempo! La musica di sottofondo è epica, tra l'altro. E niente, siamo andati abbastanza lentamente. Aiaiaiaia. Ok, se ne andate vicino lui farà... Vai, Golurk! Maledizione, perché mi devo sempre far aiutare da Golurk? Lo odio, ma è sempre lui che mi para il sedere, anche se non gli hai tolto nulla, vergognati. Dico, d'acciaio gli tolgono di più. Oh, dai, 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 abbiamo trovato il posto in cui non ci riesce a colpire. No, 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 no. Oddio, 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 oddio. Forza, 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 forza. Oddio, 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 colpiscilo, colpiscilo, colpiscilo. Dai, 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 dai. Sì! Ce l'abbiamo fatta, al primo colpo. Vai, perfetto.
mamma mia, ho temuto, ho temuto. Ora sono sicuro della vostra risolutezza. Non ci posso credere, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Per salvare Darkrai, però, dovrete chiedere aiuto anche a Reshiram. Andate a cercarlo. E facciamo amicizia con Zekrom. Allora, ce la siamo cavata benissimo. Dobbiamo andare da Reshiram. Raccogliamo 20 piume bianche e corriamo all'altare dell'area arcana. 20 piume bianche? Ne abbiamo raccolte, se non sbaglio, 22 o 23, quindi ne abbiamo già molte più di quelle che dovevamo raccogliere. Comunque ce ne sono, mi sembra, 40 in tutto il Poké Park, quindi ne abbiamo poco più della metà. Allora, altarino dell'area arcana. Andiamo a questo altare. E speriamo che ci vada bene come ci è andata bene con Zekrom. Ce la siamo cavata per un pelo. Qui ovviamente c'è anche un po' la proagine di Dlarz che se l'è saputa cavare egregiamente. Ok, eccoci al giardino verde dell'area floreale. Il modo più veloce per raggiungere l'area arcana, nonché l'unico modo, quindi che cosa sto dicendo? Non lo so. Allora, ovviamente c'è sempre la solita stradina da fare, ormai il ponte è stato riparato da Timbur, possiamo accedere all'area arcana, possiamo andare all'altare, possiamo sconfiggere Reshiram e viaggiare più a mente tranquilla, dato che praticamente Reshiram e Zekrom, posso dirlo in tutta onestà, sono la parte più difficile del gioco. Quindi tolti loro, tolta la difficoltà. Allora, qui c'è la solita salitina, andiamo al ponte. Ci sono le scalette da fare. E qui c'è l'entrata, andiamo alla riva del lago dell'area arcana. Benissimo, eccoci qui. Ciao Merip, come stai? Questo è il ponticello, quindi allora, l'entrata dovrebbe essere... Che tipo, quest'area è tutta a cerchio, quindi è anche abbastanza difficile orientarsi. Comunque ecco, l'ho vista lì l'entrata. C'è un Azuril arrabbiato. Allora, qui credo che dovremmo mettere Snivy per saltare. Maledizione. Ok Snivy, faccio questo doppio salto, vai. Benissimo. Lì c'è una cassa. Cosa conterrà? Cosa conterrà? Di sicuro non delle bacche. Ormai non ci servono. Vai al diavolo. Perché? Perché durante il gioco che mi servivano non trovavo mai le bacche nelle casse, adesso che ormai non mi servono più le trovo? Oh, chi lo sa. Comunque mettiamo Oshawott, perché sì, affronterò Reshiram con Oshawott, perché è stato allenato abbastanza. Andiamo ad incontrare Reshiram. Le piume bianche si sono illuminate. Altra animazione spettacolare. Sulla lastra c'è l'incisione di Reshiram. Si apre questo varco in mezzo alle fiamme e noi ci catapultiamo dentro. Oshawott, Snivy, te Pig, e infine tu Pikachu, e Dlarz, te lo dimentichi sempre Dlarz, eh? Grazie a voi, il Poké Park è salvo, vi ringrazio a nome di tutti i Pokémon che vi abitano. Detto ciò, so perfettamente perché siete venuti a trovarmi. Volete salvare Darkrai? Darkrai ha sconvolto l'ordine di questo mondo ed è stato inghiottito dal vortice oscuro. Ormai è destinato a vagare in eterno nel mondo
delle tenebre, da solo. Se volete davvero salvarlo, voglio una prova della vostra determinazione. Avete il coraggio di lottare contro di me? Ok, dai, ce la possiamo fare. È ora di mettervi alla prova. Forza, lottiamo! Sconfiggerà Shiram. Stessa cosa di Darkrai, mantenete la calma. Io non mi ricordo neanche quali erano gli attacchi di Reshiram, mi ricordavo solo quelli... Siamo fottuti, siamo fottutissimi! Ecco chi era più difficile di chi, è Reshiram quello più difficile. Allora, fate attenzione. Qui, per fortuna che sto usando il Pokémon super efficace... Ci sta facendo sedere lo stesso. Ok, non usate Conchilama mentre è in volo. Vai Landorus! Vai Landorus, vai, 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 vai! Benissimo, gli ha tolto un sacco. Dai, 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 ce la possiamo fare, ce la possiamo fare! Sì! Cozzarola, sì! Non ci credo, non ci credo, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta! Riconosco la vostra determinazione. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Farò uscire Darkrai dal vortice oscuro, così che possa ricongiungersi con i Pokémon che aspettano il suo ritorno. Facciamo amicizia con Reshiram e adesso Darkrai finalmente verrà salvato. Sono stato salvato anche io dal supplizio dell'affrontare quei due. E adesso scena incredibile! Darkrai, ti libereremo!